Approdato al porto di Palermo il mercantile con a bordo i 183 migranti soccorsi nel canale di Sicilia, la prima volta che accade nel capoluogo. Per accoglierli allestita una task force, saranno ospitati a Piana degli Albanesi. La giunta regionale stanzia 60 milioni di euro per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, una prima risposta alla protesta dei sindaci che ieri erano scesi in piazza contro il taglio dei fondi. Mancano i collaboratori scolastici, decine di istituti in difficoltà a Palermo, stamani la protesta dei genitori di Cruillas che denunciano carenze igieniche e scarsa sorveglianza. Via libera all'accordo per gli sportelli multifunzionali, i 1.800 lavoratori saranno assunti per 6 mesi dal CIAPI di Priolo, l'intesa arriva dopo settimane di proteste. Dal TG Med, l'apertura del nostro giornale oggi, lo avete sentito, è dedicata allo sbarco di 183 extracomunitari dirottati dalla Capitaneria di Porto a Palermo. I centri di accoglienza a Lampedusa e negli altri centri siciliani sono al collasso, dunque per la prima volta un gruppo così consistente di migranti giunge a Palermo. Per l'occasione è stata allestita una speciale task force, un evento che noi abbiamo seguito stamattina, ne parleremo ampiamente tra un attimo, adesso la pubblicità, a tra poco. Il 1 gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. Pasta al forno, condimento per anelletti alla siciliana. La tua pasta al forno, pronta in soli 25 minuti. Ideale anche per la preparazione di lasagne, cannelloni, timballo di riso, timballo di patate e altra pasta corta. Pasta al forno, il condimento di grande formato, buono, semplice ed economico. Fratelli Contorno, dal 1916. Si sa, i tempi sono duri. E Urk è sempre rimasto al verde. Anche Urk ficcia irnata e ha risolto con affari in oro. Contante all'istante. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Beckes, la fattoria. Tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina, contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo. Vendita al dettaglio. Via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate. Delle migliori marche. Golden Cars. Via Circonvallazione di Monreale,
Palermo. Infoline 091 668 8937. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. E dunque in apertura lo sbarco di 183 migranti giunti stamani al porto di Palermo. Erano stati raccolti ieri da una nave portacontainer, un fatto inconsueto per Palermo che potrebbe diventare il punto d'arrivo di nuove rotte della speranza. Per noi questa mattina al porto c'era Luigi Perollo. La nave portacontainer King Julius, iscritta al registro navale delle isole Marshall, è arrivata al molo Puntone del porto di Palermo questa mattina poco dopo le 9, accolta da un imponente schieramento di forze dell'ordine e da un'equipe sanitaria e di assistenza che si era già predisposta qui sul molo. A bordo i 183 migranti raccolti ieri tra Lampedusa e Malta, tra di loro 4 donne e una trentina di minori, tra cui una bambina di 8 anni. Le donne e i minori sono stati i primi a scendere dopo essere stati visitati a bordo. Sul molo, una cittadella sanitaria, dicevamo, con volontari, protezione civile e altre realtà di assistenza per valutare le condizioni di salute dei migranti, in gran parte somali ma anche eritrei. Il ricovero in ospedale è stato necessario solo per un giovane sofferente per un principio di peritonite. A bordo di 4 pullman i migranti hanno poi raggiunto alcune strutture a Piana degli Albanesi. Incerti i tempi della loro permanenza legata a diverse variabili, l'eventuale richiesta di asilo politico, ricongiungimenti oppure situazioni particolari. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, regalando a queste 183 persone senz'altro un abbraccio e un sorriso. Sono stati cittadini di Palermo per circa 2 ore, cittadini e basta, come tutti gli altri. Ci si interroga adesso se l'arrivo di oggi possa costituire un precedente per il futuro, con tutti i centri di accoglienza dell'isola che scoppiano dopo i 1800 arrivi delle ultime 48 ore, se cioè anche quella per Palermo possa diventare una delle rotte della speranza o se invece si è preferito semplicemente far mantenere alla porta container la rotta prestabilita. E vediamo come questa mattina ha funzionato la macchina dell'accoglienza e dei controlli a Palermo. Ieri la prefettura aveva allestito una vera e propria task force per fare fronte a questo sbarco. Vediamo subito. Intanto io desidero esprimere un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno subito mostrato grande sensibilità per questa situazione, devo dire, non usuale per la città di Palermo. Come tutti sappiamo, il nostro non è un porto nel quale si sceglie, provenendo dall'Africa, di approdare per tutta una serie di motivazioni. Questa volta invece si è realizzata una situazione diversa dall'ordinario. Le strutture sono ubicate nel comune di Piana degli Albanesi. Io colgo l'occasione per ringraziare il sindaco, in modo particolare di Piana degli Albanesi, che ho contattato ieri mattina nell'immediatezza della notizia e che ha subito manifestato, non a parole, ma a fatti concreti, la sua disponibilità. Un banco di prova per capire quanto questa città riesce ad essere accogliente nei confronti di persone che sono in viaggio e continueranno a viaggiare. Credo che sia da una parte la conferma dell'impegno delle istituzioni per ridurre le sofferenze e i danni di questi cittadini del mondo che rivendicano il diritto di decidere dove vivere e dove sopravvivere. E dall'altra parte è anche la conferma della collaborazione istituzionale col coordinamento della prefettura, cioè il coinvolgimento del comune, il coinvolgimento della regione, la protezione civile regionale e quella comunale, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, sostanzialmente per testimoniare che c'è una collaborazione istituzionale che cerca di affrontare un problema che è al tempo stesso politico, di politica internazionale ed umano.
una macchina organizzativa che deve tenere conto non solo di esigenze procedurali, ma anche del rispetto della dignità di queste persone che sono in viaggio, è così? Sì, da ieri è stata attivata una unità di crisi diretta personalmente, diretta dal sottoscritto nella mia qualità di commissario straordinario, unitamente al direttore sanitario aziendale, il dottore Noto. Questa unità di crisi ha visto impegnato decine e decine di uomini dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, che ringrazio perché questa notte abbiamo dormito in pochi, e siamo qui presenti soprattutto con una grande organizzazione messa in atto, perché abbiamo di fatto attuato quanto di buono siamo riusciti a fare a Lampedusa. Io penso che ne stiamo dando ancora una volta una testimonianza nella tradizione proprio di questa Panormus, una città che accoglie. È una città che accoglie coralmente, che Pino Puglisi invitava ad accogliere senza che nessuno si tirasse indietro, quando ci diceva se ognuno fa qualche cosa. E questo, credo, la presenza oggi di noi qui ad accogliere questi nostri fratelli che arrivano dall'Africa in condizioni certamente disagiate, che hanno il buio dietro le loro spalle da cui scappano, ma che cercano una luce, cercano una speranza. Intanto un gommone con 20 migranti a bordo, tra cui anche due minori di nazionalità eritrea, sbarcato nella notte a Punta Rio, a Pachino, in provincia di Siracusa, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Porto Palo. Adesso cambiamo argomento, parliamo di fondi per i comuni. La Giunta regionale ha dato il via libera ad uno stanziamento di 60 milioni e tutto questo accade a poche ore dalla protesta dei sindaci. Nuovi fondi per 60 milioni di euro per i piccoli comuni siciliani fino a 15.000 abitanti. Così, con un provvedimento approvato ieri sera nella seduta catanese, la Giunta regionale risponde alla massiccia protesta dei sindaci dell'isola. In 300, accompagnati da assessori e consiglieri, avevano sfilato ieri per le vie di Palermo contestando i pesanti tagli ai trasferimenti di fondi per gli enti locali e rilanciando l'allarme sull'impossibilità di garantire servizi essenziali. La giornata di ieri si era conclusa sotto venti di guerra perché Crocetta, fuori Palermo, non si era presentato all'incontro con i sindaci. Un'assenza, la sua, che aveva spinto l'ANCI a parlare di sgarbo istituzionale. Crocetta ha assicurato che incontrerà i sindaci martedì prossimo a Palermo, ma intanto ieri sera da Catania è arrivata la notizia di una piccola boccata d'ossigeno per i comuni minori. Lo stanziamento prevede nel dettaglio 20 milioni da usare per la spesa corrente e 40 destinati a interventi di riqualificazione urbana. Intanto la Giunta ha dato il via libera all'utilizzo immediato di 150 milioni di euro per il rilancio dell'area industriale di Termini Imerese e ha sospeso ogni autorizzazione di nuovi impianti eolici fino all'approvazione del piano di zonizzazione per l'installazione di fonti rinnovabili, che si concluderà entro il 27 novembre di quest'anno. Un'altra brevissima pausa per noi, a tra poco. Il ciliegino si è fatto salsa. Fratelli Contorno, con passione dal 1916. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274, accanto al Teatro Biondo. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in viale Regione Siciliana 2360. Per info www.rescaf.com. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia, per tutti coloro che sono amanti delle belle auto: Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto con autovetture nuove e usate delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione. Tecnologia. Estetica. Benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Dal 1916, caponatina dei fratelli Contorno. La vera e autentica caponata è quella prodotta solo in Sicilia. Diffidate dalle imitazioni. Intime armonie. Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino. Per chi cerca dei capi di ottima qualità made in Italy. La Intime Armonie propone le migliori marche. Naioleari, Bacirosa, Griffino, Nouvelle Donna, Griff, Combat, Nazionale Italiana e tante altre. Intime Armonie. Scopritevi più belli. I vostri desideri non possono aspettare. Intime Armonie. Infoline 0883 55 93 74. Visita il sito www.intimearmonie.it. A distanza di 24 anni è stato risolto l'omicidio di Antonello Scaglioni, ucciso in un agguato a Roma nel 90. I carabinieri di Roma hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere ad Antonio Rinzivillo e Marco Salinitro, entrambi detenuti. Secondo quanto svelato dalle indagini, a volere l'omicidio fu proprio Antonio Rinzivillo, perché Scaglioni gli avrebbe sottratto un carico di eroina. E invece scarcerazione immediata per Nicola Mancuso, l'uomo di Adrano accusato dell'omicidio della giovane Valentina Salamone, trovata impiccata il 24 luglio del 2010, lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato dai legali dell'uomo, che è accusato di avere assassinato la giovane con cui aveva una relazione, inscenandone poi il suicidio. Proprio per questo l'indagine sulla morte della ragazza era stata archiviata come suicidio. Adesso cambiamo argomento, parliamo di scuola, genitori e alunni in piazza questa mattina a Cruillas per protestare contro i disagi legati alla mancanza di personale. Dalla mancanza di igiene alla sorveglianza, dal mancato utilizzo della palestra a quello della mensa, la scuola Cruillas e i suoi quattro plessi sopravvivono in condizioni disastrose, come del resto molti altri istituti di Palermo. Adesso genitori e alunni hanno deciso di protestare in strada per chiedere l'intervento del comune. La protesta indetta dal Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo Cruillas nasce fondamentalmente dalla carenza del personale. E questo determina la mancanza di sorveglianza all'interno dei quattro plessi. Sono 900 unità che dispongono di solo 9 collaboratori scolastici, e quindi mancanza di sorveglianza, automaticamente mancanza di pulizia. Ma i nostri figli praticamente non potranno fare tutte le ore che gli spettano, e qua potete immaginare quindi che viene leso il diritto allo studio ai nostri figli. Noi vogliamo delle risposte subito. Il mio figlio esce alle 4 e non si sa quando, che se manca personale e noi come facciamo? Già i bollettini abbiamo pagati, non verranno pesi i soldi, quando inizierà la mensa si vedrà. E quando? Quando finisce la scuola? Si dice impotente di fronte ai numeri la preside dell'istituto, che da 6 anni cerca di rendere agibile la palestra, trovando anche uno sponsor disposto a finanziarne il progetto. Abbiamo 10 collaboratori scolastici statali, l'organico è costituito da 14 unità che comprendono i 4 ex LSU.
e che attualmente non sono in servizio. Questo che cosa comporta? Che noi dobbiamo gestire 4 plessi con 10 collaboratori. Le strutture che abbiamo non consentono assolutamente di garantire pulizia e vigilanza con questo contingente che abbiamo. Adesso il lavoro, è stato definito l'accordo per i 1.800 lavoratori degli sportelli multifunzionali. Dopo settimane di protesta la soluzione è stata trovata. Vediamo qual è. Dopo 2 giornate di trattative intense è arrivata la stretta di mano tra l'assessore al lavoro Ester Bonafede e le parti sociali. I 1.800 lavoratori dovranno porsi dal 1 ottobre in aspettativa, poi firmeranno un contratto a tempo determinato di 6 mesi all'ente regionale Ciapi di Priolo. Saranno usati 36 milioni di euro prelevati dai piani di azione e coesione. Si chiude così almeno per il momento una vertenza, quella degli sportelli multifunzionali, che aveva assunto di recente toni molto aspri, con proteste di piazza come quella di qualche giorno fa davanti alla presidenza della regione. Gli sportelli venivano finanziati con i fondi degli avvisi 1 e 2 che proprio tra poco, il 30 settembre, sarebbero scaduti. Ieri il presidente Crocetta è stato accolto prima della giunta regionale da una delegazione di lavoratori degli sportelli multifunzionali di Catania. Quale sarà il futuro dei 1.800 lavoratori coinvolti dopo il periodo di 6 mesi lo stabiliranno le raccomandazioni che verranno dall'Unione Europea, dice l'assessore Bonafede. Nel frattempo, secondo le previsioni, dovrebbe decollare il nuovo sistema dei servizi per l'impiego, che verrà costruito attraverso il confronto con le parti sociali, come prevede il documento delle regioni depositato al Ministero del Lavoro. Soddisfatti i sindacati, anche se l'incertezza su cosa avverrà allo scadere dei 6 mesi pesa come una spada di Damocle sui 1.800 lavoratori. Di sicuro, secondo le parti sociali, è stato scongiurato il peggio, sia lo stop forzato delle attività e l'ipotesi dei contratti flessibili. E per il momento è tutto, dopo la pubblicità il meteo, il TG torna invece alle 20.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata. Becker's, la fattoria, tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina, contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Ti vuoi allenare accanto ai giovani rosanero del Palermo? Iscriviti ai corsi della Polisportiva Calcio Sicilia. Con noi tuo figlio non imparerà solo i fondamentali di calcio seguito da istruttori federali, ma ad essere uno sportivo protagonista, come la formazione giovanissimi finalista della Pool Scudetto Nazionale. I corsi si svolgono nella nuovissima struttura del Centro Pisani, la più attrezzata della Sicilia, con un impianto di calcio a 11 e altri campi a 5, a 7 e a 8, tutti in erba d'ultima generazione. Calcio Sicilia, il futuro dei campioni in erba. Il campo di alta pressione che interessa tutta la penisola assicura la Sicilia anche per le prossime ore tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature minime in generale aumento, stazionarie invece le massime. Venti in genere di debole intensità, di direzione variabile, mari poco mossi. A
Anche quella di domani sarà una giornata stabile, cielo in prevalenza sereno, qualche nube sul versante meridionale. Temperature stabili in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari generalmente calmi o poco mossi.